grande attesa a Londra per l'inaugurazione del nuovo stadio di Wembley, storico tempio del calcio appena restaurato. Di fronte le Under 21 di Inghilterra e Italia, pronte a dare spettacolo. Spettacolo che comincia dopo meno di 30 secondi con Pazzini che va al tiro da 20 metri e timbra di azzurro e di viola il primo gol nel nuovo Wembley. L'esultanza con l'amico Montolivo per un gol davvero bellissimo. Le finte di corpo che disorientano Ferdinand e il pallone, forse leggermente deviato, che finisce alla sinistra del portiere. Italia poi ancora pericolosa al ventunesimo, splendido lancio di Montolivo per Pazzini che aggancia ma viene fermato da Ferdinand, fratello del più famoso Rio. Ventiquattresimo Giuseppe Rossi per Chiellini, che crossa in mezzo dove Rosina anticipa Pazzini e conclude alto. Al trentesimo, il fallaccio di Nocerino nella tre quarti azzurra e lo specialista Bentley trova l'1 a 1 con una perfetta punizione alla Beckham che non lascia scampo a Curci. Poi, l'infortunio di Chiellini che sarà costretto nella ripresa a giocare con una vistosa benda in testa. Nel secondo tempo entrano Raggi all'esordio e De Martino per Potenza e Padoin. Dopo 20 secondi ci prova Richardson, ma Curci è attento. Al settimo però il liscio di Chiellini spiana la strada a Rotledge che batte di destro il portierino azzurro per il 2-1 dell'Inghilterra, ma l'Italia non ci sta e un minuto dopo angolo di Rosina, calcia Nocerino e Pazzini interviene per quello che è il pareggio degli azzurrini. Bravo ancora una volta l'attaccante della Fiorentina, rapido a intervenire di destro al volo da pochi passi. Ancora in Inghilterra però al tredicesimo. Dal cross di Bentley parte l'azione che porta al 3-2 di Derbyshire appena entrato. Scivola probabilmente a centro area Mantovani, poi è in posizione regolare Derbyshire che batte l'incolpevole Curci. 3 minuti dopo il cross di Milner non è sfruttato da Richardson. Casiraghi toglie Rossi, Nocerino, Chiellini e Mantovani e dà spazio anche a Lupoli eccolo Lazzari, Criscito e Coda. Incerto il portiere Campo in uscita su Pazzini. Poi al ventitresimo l'ottimo recupero in difesa di Criscito che innesca un contropiede da manuale. Da Lazzari a Rosina a Pazzini, che entra in area, ci pensa un attimo e batte in diagonale il portiere inglese per una tripletta da favola, la gioia di Pazzini. L'abbraccio col futuro Viola Lupoli. E ancora il suo bellissimo terzo gol. E al 34 azzurrini ancora pericolosi, Lupoli ci prova dal limite e Pazzini a porta vuota non riesce a fare poker. Ma va bene così. Pazzini cede a Montolivo la fascia di capitano ricevuta dopo l'uscita di Chiellini, esce e si prende gli applausi dello sportivissimo pubblico di Wembley per una giornata davvero da brividi. Nel finale ci prova ancora Lupoli, ma finisce 3 a 3 ed è giusto così, non c'era modo migliore per battezzare il nuovissimo Wembley. Pazzini voto 8,5 1, 2 e 3 è la sua serata, una partita fantastica, indimenticabile da raccontare ai nipotini. Peccato solo per l'occasione mancata del 4-3, ma gli si può perdonare dopo una splendida tripletta a Wembley. Eroe. Bentley voto 7,5. Lo chiamano il nuovo Beckham, e in effetti non hanno tutti i torti, e non solo per la punizione con cui al 31 regala il pareggio all'Inghilterra piedi vellutati, è sempre nel vivo dell'azione, come quando sfiora il palo nel primo tempo, o quando dà il via all'azione del 3 a 2. Elegante. Montolivo voto 7. Non attivissimo in fase offensiva, è bravo in cabina di regia, ma anche come gli ha insegnato Prandelli in fase di recupero palloni. Dai suoi piedi comunque parte sempre un'invenzione. Geometra. Sì sicuramente ancora non riesco a crederci, una giornata incredibile, uno stadio stupendo, famosissimo per la storia quindi ancora, ancora sono emozionatissimo con questi tre gol Abbiamo ripreso subito, dopo aver subito il secondo gol e il terzo gol abbiamo subito pareggiato quindi vuol dire che, che oltre alle qualità che sono tante che hanno questi giocatori è una squadra che ha anche carattere, personalità, che, 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 sa, che sa così anche riprendersi nei momenti negativi sì, sicuramente la, la terrò come ricordo, Insomma, per me è stato un onore essere capitano in questa partita e mi rimarrà sempre dentro e questa la prenderò in camera sicuramente.